cordiale ed affettuoso saluto amici telespettatori, buonasera, ben trovati ad un nuovo numero di Linea Diretta con i Tifosi. Dovevamo andare in onda dal lunedì, ma l'impegno al Palla Barbuto ci ha tenuto lontano dallo studio, perché abbiamo realizzato tutto in diretta dal Palla Barbuto, ma oggi ho voluto ritornare a parlare di calcio, del Napoli, a pochi giorni ormai dalla sfida di Roma, con Tommaso Mandato, che è qui con noi. Buonasera Tommaso. Buonasera, buonasera a voi. E con Carmine Tascone. Ciao Carmine. Buonasera, buonasera a tutti voi. E allora, con voi da casa, con i numeri di telefono, con i messaggi e con tutto per parlare del nostro e del vostro Napoli. Un Napoli che si appresta ad affrontare una Fiorentina, vi dico subito che è una Fiorentina un po' decimata dalle ultime notizie, danno Giuseppe Rossi, sembra essere così in panchina, Mario Gomez ci sta provando e poi si sono infortunati Neto e non si sono allenati Borja Valero e Gonzalo Rodriguez. Insomma, sono giorni difficili per la Fiorentina, tre giorni dalla partita più importante della Valle e la loro squadra, appunto Montella, deve fare i conti con queste emergenze continue. Quanto incideranno queste assenze, Quadrado compreso, Tommaso Mandato? Beh, è chiaro che dobbiamo essere onesti, è inevitabile insomma che le mancanze che ci saranno, quelle sicuramente accertate, come dicevi tu, quella di Quadrado, che secondo me è l'assenza principale, perché è l'uomo più in forma, è l'uomo che fino adesso ha portato avanti molto spesso la Fiorentina, e le assenze di Rossi e Gomez, che non credo in un loro recupero per la partita di sabato sera. A queste poi si dicono, almeno quello che leggevi anche tu, notizie diverse su quelle che sono chiaramente le condizioni di altri giocatori importanti. Che cosa può significare? Significa che chiaramente la Fiorentina parte sicuramente con la squadra che non ha nulla da perdere, quindi questo potrebbe essere forse l'unico vantaggio che ha la Fiorentina, perché indubbiamente il Napoli favorito, è inutile nascondersi, però molto dipenderà proprio da come il Napoli affronterà questa partita. Carmine Tascone, saranno importanti queste assenze? Ma assolutamente sì, perché ho visto la Fiorentina sabato pomeriggio, mi sembra, col Bologna, ha fatto una partita, soprattutto Quadrado. Quadrado è un giocatore veramente che attraversava un periodo eccezionale. Gomez sicuramente non giocherà, possono al limite portare in panchina Pepito Rossi, e poi penso che Barcavalere recupererà sicuramente, Neto recupera, e Gonzale, siccome aveva avuto un po' di febbre, penso che questi tre giocatori ultimi saranno in campo. Però il Napoli è avvantaggiato a mille per mille, penso che se riusciamo a a Ucaina non gli è successo niente, il Napoli ha soltanto la bontà delle scelte, perché poi deve decidere lì davanti tra Pante, Vamsic, Insigne, Mertens, Callejon, chi deve mettere in panchina, e quindi c'è un'abbondanza di giocatori. Penso che il Napoli è un grandissimo vantaggio, però come diceva Tommy prima, è vedere come il Napoli affronta questa partita, ma non ci vogliono nemmeno motivazione, Tom, secondo me, perché il Napoli è l'unico traguardo che può portare una grande coppa come la Coppa Italia, e onestamente penso che ha un grandissimo vantaggio, perché poi, a parte il collettivo della Fiorentina, che probabilmente al centrocampo gira meglio palla, un giro palla, sono più bravi, però ne abbiamo degli attaccanti eccezionali, soprattutto se recuperano Higuain, vedi il Napoli fortemente avvantaggiato. Benissimo. E allora, vi do subito delle notizie importanti, anche perché molti tifosi ci speravano in questo maxi schermo. Si era parlato in un primo momento della zona relativa alla rotonda Diaz, ma lì non è possibile perché stanno costruendo una mini arena per lo skateboard. Esattamente. Poi si diceva di Piazza Plebiscito, ma lì c'è l'organizzazione per quell'evento della Nutella, il Teleton, e poi si era detto Piazza Dante, ma è insufficiente, troppo piccola Piazza Dante. Ma in tutte queste cose oggi è arrivata la notizia ufficiale,
praticamente non ci sarà nessun maxi schermo, perché anche le previsioni atmosferiche danno pioggia. Quindi coprire questo maxi schermo sarebbe stato molto dispendioso, poi oltretutto la danno in chiaro la partita, quindi molti resteranno nelle loro case. Si è voluto comunque evitare di mettere Piazza Dante in crisi, ricorderete tutti quello che è accaduto in occasione della notte bianca, dove la gente non riusciva a uscire dai treni della metropolitana, rimase intrappolata giù nelle stazioni, naturalmente ci furono momenti di pericolo. Non si avrà dunque questo maxi schermo, ma comunque potremo seguirlo tranquillamente dentro alla nostra casetta, chi non va a Roma. Certo, noi saremo a Roma, lo ricordo per tutti quelli che ci guardano, TV Luna ha preparato un grandissimo prepartita straordinario, delle location collegate anche con lo Stadio Olimpico a Roma, con un ottimo prepartita con voi da casa, gli sms, i messaggi, con i collegamenti con Napoli, con naturalmente zone e location continue per vedere e vivere insieme anche la festa del, se dovessimo, alle ore 17. Io alle ore 17 sarò, ecco, davanti al terzo, però adesso devo farti un regalo, sì, a te e all'avvocato mandato, inerente al caso Valdes. Questo è per te, questo è per Tommy, questa è per me, che a me, come si chiama? Giuseppe Peppe. Peppe, vuoi venire un attimino? Peppe! Allora, devi dare questa. Peppe! Adesso verrà, adesso lascia l'inquadratura e verrà che esce e viene a prendere sangue. Questo è per te, fatti vedere, anche Peppe, perché non siamo razzisti. Ecco, la cosa bella, grande, fa piacere, grande, mangiatela. Passiamo a mangiare. Non siamo razzisti, oggi si porta a mangiare. Si può mangiare, oggi si può mangiare. E devo dire che una banana è una signora banana. Sarà contenta mia madre, che sa che io non mangio mai. Mangio spesso, una volta. Va bene, banana a parte, banana a parte, vi dico che l'arbitro, l'arbitro dell'incontro sarà Orsato di Schio, come io avevo previsto al mio amico Carlo Alvino già la settimana scorsa. Avevo era andato un po' per esclusione. Orsato di Schio è l'arbitro della finale. Carmine Ascone, che arbitro è? È uno dei migliori arbitri che ci sono in circolazione in Italia. È un arbitro che è sempre vicino al pezzo, cioè vicino al pallone. È un arbitro che non si fa condizionare da nessuno. Secondo me è un'ottima scelta. Quando tu mi hai detto a telecamera spento, hai detto Carmine è Orsato, io ti ho detto subito sono contento perché è un grande arbitro. Corre vicino alla palla. E sta sempre vicino al pezzo. Tommaso, che arbitro... diciamo così, Orsato. Ma è, diciamo che è uno dei migliori arbitri che sicuramente c'è attualmente in circolazione. È un arbitro insomma, che già diverse volte ha arbitrato partite di una grande importanza, per cui credo che effettivamente almeno su questo dovremmo stare un attimo tranquilli. Quindi ti ripeto, Orsato penso che possa dare sicuramente delle garanzie. E allora prendiamo la prima telefonata, pronto? Buonasera, sono Lello di Capodimonte, che due settimane fa non sono riuscito a fare la domanda a mister Stascone. Prego Lello, scusi, stiamo mangiando una banana. Sì, sì, lo sto vedendo. Allora, a Stascone volevo chiedere questo, che non ho completato. Quella situazione all'interno dello spogliatoio, quella freddezza, Hiller, Insigne, non so se lui si ricorda, che mentre lei... Hiller con Berami e Insigne con Callegon. Allora, glielo confermo. No. Allora, volevo dire questo, Tascone, Carmine, volevo dire Dimmi. Questo. Mentre il direttore Angelo Pompamea diceva che era un fatto fuori, queste cose vanno all'interno dello spogliatoio, si sentono all'interno dello spogliatoio. Sì, ma adesso è importante poi parlare di questa un'altra domanda, volevo sapere... No, dico, ma adesso è importante parlare di... No, dico, nell'economia di una finale, a tre giorni alla fine, noi dobbiamo adesso... rimarcare queste cose, non lo so. No, devo rimarcare, io volevo sapere il parere di te. Volevo sapere, allora, dica, è importante questo parere, è importante sapere questa cosa. Il parere di mister Tasco, dica, è molto importante. Che conosco perché ho le stesse età sua. Sì, ma dico, ma che importanza in questo momento ha questa domanda? Perché questa domanda lo vuole sapere? Questa, direttore, quando lei dice che questa cosa non ha ripercussione all'interno dello spogliatoio, io non sono d'accordo. Sono d'accordo con quello che diceva. Non ha ripercussione. È chiaro, questa cosa... Secondo lei ha ripercussione? Secondo lei ha ripercussione questa cosa? Sì, perché... Quindi significa che il Napoli giocherà con questa...
allora, con questa... Però lei mi deve pure far concludere, non sulla partita, io sono tifoso del Napoli, forse più di lei. Ma non lo metti in dubbio, perché... Però io volevo sapere il parere di uno che è stato nello spogliatoio. Sì, però io glielo come faccio fare il parere. Lei però... non è stato mai nello spogliatoio. No, no. Io sono stato nello spogliatoio e so che cosa... Però le voglio dire una cosa. Adesso, no, che lei si vuole togliere questo dubbio, questo dubbio amletico, può servire, secondo lei, la domanda che le faccio da giornalista, no, secondo lei questo disguido può far sì che il Napoli non giochi bene domenica contro la Fiorentina? Noi stiamo creando un alibi al Napoli. No, no, allora, no, direttore, capito che dico? Lei sta creando un alibi a una squadra. Vabbè, allora che se dovesse perdere la finale potrebbe dire ci siamo litigati. Allora vogliamo dire sempre, lei vuol parlare sempre, non me l'ha fatto fare l'altra volta, non me la fa fare. Prego, l'ha fatta la domanda, dica. Allora, io volevo sapere da Carmine d'Ascona questo problema, perché lei se me la faceva fare l'altra volta significa io non chiamavo adesso. E poi volevo sapere questo Wengel che si dà per quasi fatto da Bigon del Manchester, che giocatore era? Questa è la mia domanda. La rispondiamo, grazie a te. Carmine. Va bene, non è che onestamente quando succedono queste cose è chiaro che nel spogliatoio non c'è armonia, può succedere, e soprattutto con Hiller, che oggi Hiller è diventato l'uomo spogliatoio di Napoli, non comanda più Amsic, non c'è più Cannavaro, lo spogliatoio è in mano a Hiller, e quando si deve parlare con Hiller è avancia un po' quello che avevo detto io, quando dicevate che Amsic non giocava bene perché? Perché Amsic non si sente protetto, mentre Hiller... Io ho visto domenica, mi è sembrato di vedere, scusate se vi dicono delle cose, ho visto Hiller che quando giocava nell'Udinese, grande personalità, grande partita, grandissima. Perché? Perché Hiller si sente protetto dal mister. E il mister, onestamente, io non penso che... Non lo so, perché come dice Angelo, destabilizzazione nello spogliatoio, ma sicuramente non c'è allegria, perché è un cretino Dario Lamberti, il procuratore di Beram, che si dice Hiller ha detto cosa, Hiller invece non ha detto niente, l'ha detto il suo procuratore. No, poi, però Carmine, giusto, sono sempre successe negli spogliatoi. Sono cose, bravo, ci arrivavo, bravo. Sono cose che sono sempre successe e che sono cose che vanno stigmatizzate. No. Ragazzi, non c'è problema. Io non ho giocato a pallone, il signore dice che io non sono stato in uno spogliatoio, benissimo, però la tensione e l'atmosfera con 35.000 napoletani presenti, forse 40.000 all'Olimpico, ma come potete pensare che queste cose adesso tirate in ballo possano garantire la non serenità di una squadra che anche a Milano ha dimostrato di essere un gruppo solido e di giocare bene? Adesso che due persone non si parlano, ma in questo momento c'è la Fiorentina, la Coppa, premesse che probabilmente Insigne non giocherà, secondo me, come vedo io il calcio, ma subentrerà. E non sappiamo, subentrerà sicuramente, secondo me bisogna scegliere tra Jorginho e Berami. Dopo parliamo della formazione. Esatto. Adesso stiamo facendo un altro discorso. No, ti sto dicendo. Stiamo dicendo, se tu litighi con il tuo amico in campo, vabbè, diciamo, può succedere. Certo. Di fronte no, però non è successo in campo con Hiller e Berami. Per questa discussione. Quel cretino del procuratore. Ancora meno, vuol dire che in campo non ho mai litigato. Esatto, però quello che diceva Berami, sì. Hiller, quando ha letto queste cose, perché non ha detto... Però questo Carmine, questa cosa doveva intervenire. Pure che i ragazzi fra di loro poi si sono chiariti successivamente, ma sicuramente si saranno però chiariti. Diciamo così, che non si sono chiariti, ma facciamo conto che non si sono chiariti, mo però rispetto a un appuntamento così importante come questa partita, può mai entrare in campo e nella mente di chi va in campo assolutamente e allora no. Come vuole prendere Cristo da dentro ai lupini, assolutamente come dice a Napoli, no, sono d'accordo con te, e voler fare polemica. In questo momento noi non dobbiamo dare alcun alibi a questa squadra. Questa squadra deve andare in campo e dimostrare di essere il Napoli, quelli che meritano i milioni di tifosi. Vabbè, che ma non era il litigio tra due giocatori che poteva procreare destabilizzazione in mezzo al quindi campo. Quindi non devo fare questa domanda, è una domanda da bar. Ma è un tifoso anziano, sì, certo. Come però me. È una domanda da bar, è una domanda da bottega, è una domanda da strada, è una domanda che non è pertinente. Mentre invece è molto più pertinente la seconda domanda, che ti chiede a te, uomo di calcio, un telespettatore ti chiede com'è questo giocatore. Onestamente è un giocatore, io ho visto poco giocare io. E quando i giocatori non li vedo giocare,
io non posso dare nessun parere, perché fare la figura del sapientone, non sono sapientone, caro amico, come si chiamava? Caro amico mio, quindi dal momento che lo vedremo giocare, perché qui ormai si stanno già parlando di calciomercato, sì. Addirittura una radio a me mi ha chiesto: ma tu come vedi il Napoli per l'anno prossimo? Ma scusate, come vedi il Napoli? Vedi che giochi in Serie A di Coppa dei Campioni, come vedi il Napoli? E poi fa pure la Coppa Italia, ma come lo possiamo vedere se non si sono ancora aperte le liste? Non sappiamo chi va, non sappiamo chi viene, non sappiamo che giocatori arrivano. Benitez dice due top player, il presidente De Laurentiis dice che lui vorrebbe comprare due o tre giovani di grande esperienza, e non vi, se è così come dice il presidente, che sapete quanto lo stimo e quanto gli voglio bene, perché ha risolto tantissimi problemi in 10 anni a Napoli, perché adesso compie 10 anni che De Laurentiis è presidente di Napoli, era il lontano 2004, quindi praticamente se è come dice il presidente, noi facciamo un campionato di assestamento. Se è un, come dice Benitez, con grandi giocatori, noi facciamo una squadra forte e che possiamo anche vincere il titolo italiano, che è la cosa molto importante. Allora, qualche messaggio, poi andiamo subito al telefono. Caro Angelo, Forza Napoli, un salutone, dunque, aspetta un po'. Ecco qua. Sei competente e professionale. Un saluto a mister Tascone, sempre amico. Ci vediamo sabato. Gennaro Tucci. Antonio De Bagnoli, spero che il Napoli vinca, ma in caso di vincita dove si farà la Supercoppa? Saluti, buonasera. Roma. La Supercoppa si rifà a Roma contro la vincente del campionato, che in questo caso dovrebbe essere la Juventus. No, però sentivo oggi che dicevano praticamente a Roma se vince il Napoli. È a Pechino che non ci interessa se vince la Fiorentina. Andassero a farlo a Pechino. Vorrei vedere una bella partita. Auguri e buona fortuna. Forza Napoli, una vecchia tifosa, Anna. Ciao Anna, andiamo al telefono, pronto? Buonasera Angelo, sono Gennaro Tucci da Teano. Gennaro, molto ho letto il messaggio. Buonasera. Sì. Voglio dire solo una cosa. Pensiamo alla Coppa Italia, pensiamo a vincere, perché voglio fare la Supercoppa con la Juventus, con i Rubensini. E voglio fare un complimento alla trasmissione. Tu sei un gran, il mister Tascone che è un grandissimo. È un competente di calcio. Grazie, Ci vediamo sabato, Angelo. Forza Napoli! Ci vediamo sabato, chi viene a Roma? Ciao carissimo, ciao. Chi viene a Roma? Noi siamo nel parcheggio CONI, tanto per farvi capire. E allora, cosa c'è? Carmine. Allora, una telefonata. Dunque, dicevamo appunto del maxi schermo che non viene emesso, però, arrivano notizie da Firenze. Sentite quest'anza. Servizio di scorta per i circa 280 pullman di tifosi in partenza da Firenze ed altre località della Toscana e diretti a Roma. Controlli sia la stazione Leopolda, dove il comune di Firenze ha messo a disposizione un maxi schermo, che nel centro cittadino. Queste sono alcune delle misure previste oggi dal tavolo tecnico riunitosi a Firenze. Dei 28.000 tifosi viola in partenza per la capitale, metà si muoverà in pullman, metà vanno in pullman. Anche la polizia statale pattuglierà l'itinerario dei pullman con equipaggi dedicati. L'invito rivolto, si legge agli organizzatori, è quello di programmare partenze scaglionate al fine di non congestionare eccessivamente la viabilità e soprattutto per arrivare a Roma in gruppi non troppo numerosi. È raccomandato a tutti, per motivi di sicurezza, si precisa nella nota, di arrivare non prima delle ore 16.30, in quanto l'apertura dei cancelli dello stadio è prevista per le 17.30. Quanti invece arriveranno a Roma con le auto private dovranno lasciarle nei parcheggi scambiatori per raggiungere lo stadio con dei bus navetta. Quindi tifosi di viola, andatevene con le navette. Per quanto riguarda il capoluogo toscano, la questura ha detto che si farà anche un controllo dopo la partita. Angelo, però, questo è il piano. Questo è il piano di esodo, diciamo, dei fiorentini. Dei fiorentini. Non è ancora arrivato il piano del Angelo, ti posso fare una domanda? Però scusami un attimo, voglio completare. Perché avevo letto che c'era un'altra notizia importante per dire dove dovevano andare i tifosi della Fiorentina, lo diciamo così, dove non devono andare i tifosi del Napoli, chiaramente, perciò lo diciamo, però non trovo l'anza, adesso ve la ricordo. Che volevi dire? Volevo chiedere a te, ma il rapporto con la Fiorentina e i tifosi napoletani, noi, e con la Fiorentina, come siamo messi? Carmine, i rapporti sono pessimi, sia con la Fiorentina, sia con la Roma, sia con la Lazio. Tenete presente che noi andiamo a giocare in un'altra città, in uno stadio che non è nostro. Io ho fatto una domanda. E la questione è molto allarmata anche tra Roma e Lazio. Però c'è anche una questione dei biglietti di cui vi devo parlare subito dopo questa telefonata. Pronto?
Eccoci, pronto? 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 Eccoci, è in diretta, buonasera. Pronto? È in diretta, buonasera. Buonasera. Prego. Ma io non la sento. Lo so, come non mi sente? Lei non mi la sento. Per telefono mi deve sentire. Va bene, grazie al tifoso, non ci sente. E allora, vi dicevo dei biglietti. Qui c'è una questione molto importante sui biglietti, ne parleremo fra qualche istante, perché ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi torniamo subito per parlare dei biglietti e di tutte le questioni tecniche con i nostri amici Carmine e Tommaso e con voi da casa. Linea alla regia. Eccoci qua in diretta, nuovamente collegato in diretta, c'è un telespettatore che ci chiama da Lecce. Pronto? Pronto. Eccoci. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, volevo dire, il signor Benitez, sì, purtroppo fa molti proclami e devo dire che alcune partite le ha perse per colpa sua, perché non è tempestivo, a mio parere, nelle sostituzioni, così come è successo col Porto. Se ricordate, il Porto, noi segniamo, stavamo 1-0, sì, il Porto tempestivamente in tempo utile cambiò due pedine e vinse la partita, sì, cosa che non perché lui, sì. Ora, non per essere polemico, ma siccome siamo napoletani, vorrei dire al signor Benitez che a Napoli c'è un proverbio che dice: chiacchiere da bancare l'ignambo, banchi Napoli non ne impegna. Vero. Va bene. Quindi potrebbe essere opportuno che lui, anziché di fare chiacchiere, facesse i fatti, certo, e nella speranza che almeno la coppa se la porta a casa, come è svanito lo scudetto. Ho capito. Lo scudetto è svanito, si poteva vincere quest'anno. Considerando le partite che ha pareggiato e ha perso, noi saremo al di sopra della Juve con il punteggio. Va bene, grazie al nostro amico da Lecce, buona serata. Altrettanto. Grazie. Allora, era un'analisi, una visione, mi sembra utopia, anche un poco... È utopia quella che ha detto. Un poco così, velleitaria, no? Vabbè, andiamo a vedere. Ma sai perché è proprio velleitaria? Perché proprio quest'anno, cioè quello che sta facendo la Juve è qualcosa di mostruoso, così come lo sta facendo anche la stessa Roma. Voi cioè, sapete che 93 questo se pareggia a Roma fanno 100 punti. Ma voi vi rendete conto? Come fai a dire? Se pareggia? Se vince fa 102. Se vince fa 102. Ma dico, che a Roma è difficile. Le altre due partite, l'ultima partita. Cagliari e chi è? Atalanta. L'ultima partita. Atalanta e Cagliari. Già fatto sempre. È biscottino, quindi siamo tutto a posto. 99 punti sono tante, è tanta roba, perché onestamente, diciamocela tutto, Tom, ormai il campionato è finito, l'hanno meritata abbondantemente, certo, perché giocano un calcio diverso da tutte le squadre italiane. E allora, amici telespettatori, il numero di telefono è sempre questo, gli sms lo vedete, 368-7254-495 per mandare i vostri messaggi. Vi ricordo sempre che naturalmente ci sono moltissimi tifosi che ci seguono anche attraverso il computer. Io saluto tutti quelli che ci guardano da lontano attraverso appunto lunaset.it, il nostro sito, e anche attraverso le applicazioni Lunaset Go su iPhone, iPad, Android, sui telefonini, tablet e quant'altro. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Eccoci, buonasera, chi è, da dove chiama? Sono Lucio da Roma. Lucio da Roma, ciao Lucio. Senta, vorrei dire una cosa, ma non può fare una radiocronaca come qui fanno a Roma, per Roma, Lazio, vedo sempre altre trasmissioni che fanno Inter, Milan e Juventus, sempre le stesse. Vorrei solo sapere, a me fa piacere vederla per ogni sera quando gioca il Napoli, vederla in piazza, mi fa molto piacere. Vorrei solo sapere se è possibile. No, non è possibile, perché non abbiamo i diritti per fare la telecronaca della partita né la radiocronaca. Ci sono Perché le altre qui a Roma la fanno?
E gli altri, no, c'è soltanto una radio, la radio ufficiale che fa la Roma e la radio ufficiale che fa la Lazio. Forse lui dice commentano guardando la partita. In sì, commentano guardando la partita. Noi lo commentiamo guardando la partita. Ci sta Anna Di Chiara in studio, ci sono i nostri ospiti che da Napoli commentano guardando la partita. Ma lui vuol vedere giocare la partita? No, no, però commentano, però fanno dei discorsi, diciamo, non è che commentano. E non possono farlo. Non possono farlo in campionato. Ma per adesso oppure un domani possono farlo? No, guardi, ci sono delle regole. Lei vede che noi facciamo un bellissimo pre-partita. Fino a 20 minuti prima che iniziano la partita abbiamo i segnali per guardare l'arrivo delle squadre, il riscaldamento, eccetera. Poi dopo dobbiamo interrompere, altrimenti ci fanno una multa salata. Non possiamo commentare le azioni. C'è un regolamento televisivo che va rispettato. Ora, se qualcuno non lo rispetta, vabbè, è come quello che va a rubare. Ci prova. Poi se viene preso paga una grande multa. Teleluna invece lì già racconta la partita così, poi ci ricommenta dopo al termine la partita con noi dallo stadio. Però ho capito che vuoi dire tu, però questo possiamo fare, non possiamo fare più. È più piacere che io vivo a Roma, sentire come fanno le altre trasmissioni, sentire proprio. Quale altre trasmissioni? Soltanto 7 Gold può farla perché c'ha i diritti per farla. Poi c'è Tele 56, per Roma 56 che fa Lazio, Roma, tutte e due. Ma non potrebbe farlo, non può fare proprio la radio telecronaca, non la può fare. Fanno, sento proprio, io sto qui vivo a Roma. Fanno una cosa che non possono fare, caro amico. No, la cosa è voi no. Non la possono fare perché hanno una multa, noi non possiamo rischiare di avere una multa. Già, voglio dire, lavoriamo pelo, possiamo fare 2 collegamenti dallo stadio, il primo tempo, infatti li fanno con me, voi li sentite, ho 2 collegamenti. No, io la sento, la vedo. Ragazzi, stiamo facendo tantissimo, seguiteci, no, ma io proveremo a fare per questo, perché a noi che viviamo fuori, lo so. Cioè, anche piacevole vedere come fanno altre lo so, proveremo a scoprire che cosa fanno questo Radio 50, ci informeremo bene. Vabbè, perché il nostro editore se deve pagare... Se anche voi fate qualcosa, anche per noi che siamo, diciamo, all'estero... Che faremo, abbiamo fatto tantissimo quest'anno per noi che state all'estero, da Marsiglia, da Dortmund, dal Galles, a Portogallo, abbiamo dato immagini bellissime. No, l'ho visto a Portogallo, lì al ristorante, lì... Il giorno prima ai ristoranti, vabbè, adesso a Roma tifiamo Napoli! La ringrazio! Ciao, grazie! Vabbè, anche. Al ristorante vanno per mangiare, diciamocela tutta! Mi piace questa telefonata. Telefonata perché dimostra l'attaccamento verso la decisione. Ora però noi dobbiamo dire la verità, mi rivolgo a Tommaso che sui fatti legali sicuramente è più bravo di me, se ci sono dei regolamenti vado anche a rispettare. Più bravo di me. Se ci sono dei diritti non possiamo fare una radio telecronaca, andremo a disattendere la radio ufficiale del Napoli che fa la radio cronaca, Radio Kiss Kiss, in un'occasione ha pagato anche se profondamente è noi. Andremo a fare una radio, non si può fare. Però voglio, sì, sicuramente è così. Io però voglio dire anche che il vostro sforzo è notevole e anche molto positivo, perché andate a coprire uno spazio che praticamente non viene coperto da nessuno. Il pre-partita, l'attesa, è una cosa importantissima per la gente che sta vicino alla televisione. Pensa che noi siamo 4 ore prima, pre-partita è una cosa importante. La gente vuole sapere, effettivamente, quindi voi fate sapere come gioco l'ultima partita. Ma poi entriamo con le telecamere dentro, facciamo vedere l'arrivo del Napoli. Anche, sapere anche lo stato d'animo dei tifosi che passano da là in quel momento. Insomma, chiaramente è come se tu fossi allo stadio e la vivessi. Seguire il riscaldamento minuto per minuto con tutte le immagini, perché Sky sì, a volte 5 minuti, poi cambia, c'è altre squadre. Noi invece solo Napoli, è solo Napoli. Benissimo. E allora, arrivano messaggi. Oggi in un'intervista un ex allenatore del Napoli ha detto che Higuaín è grasso, Hamsik è stato distrutto dalla società e con Dela noi non vinceremo mai nulla. Bel modo per caricarsi vista una finale. Un ex allenatore del Napoli. Io sono stato tante meteore, tanti sbagli Napoli ha fatto a prendere allenatori, adesso non so qua. Gentile Carmine Tascone, tutti i giornali parlano della partenza di Hamsik, ma io da incompetente dico che sarebbe preferibile se partisse Benitez. E poi se mi offrissero 40 milioni per Higuaín lo cederei subito. Che ne pensa Luigi da Chiaia? Caro Luigi, prima che ti risponde Carmine, ti dico una cosa io. Ma tu tieni veramente la capa fresca, guarda. Veramente. Secondo me sei un non colorato. Vai Carmine. A me mi fa piacere sentire questo fatto di Hamsik, perché l'ho detto qui in questo posto, vedete dove sono seduto, l'ho detto un mese fa e ho detto anche, per essere precise, e poi a me non era d'accordo, che disse no, non ci credo, non può essere,
che se rimaneva Benitez, Hamsik andava via. E lo ribadisco anche stasera, ha ragione, perché Hamsik, il signor Benitez, ma questo fa parte del gioco, ragazzi, perché gli allenatori non fa probabile, sono loro che scelgono, loro vendono i giocatori durante la settimana, che giocatore, come giocano, come stanno. Eventualmente Hamsik, ma dipende, nelle ultime 7 partite Hamsik è uscito dal campo 5 volte, è stato in panchino con la Lazio e con l'Inter. Questo non lo dico io, l'ha voluto il Napoli, l'ha voluto Benitez. Questo non è che io voglio far creare problemi, assolutamente, però il fatto è questo. Io sono d'accordo tu quando dici che Benitez, che se resta Benitez, Hamsik che l'anno prossimo non resta a Napoli. Sono d'accordo? Io invece no. Penso che resta Benitez e resta anche Hamsik. Perfetto. Andiamo al telefono, poi mandiamo il primo servizio. Pronto? Eccoci. Buonasera da Napoli. Pronto? Eccoci signora, buonasera. Sono Adriana, sono una tifosissima del Napoli. Ciao Adriana, da dove chiami? Io sono una tifosa del Napoli, ma molto. Da dove chiama? Io chiamo da Sutri. Da? Viterbo. Ah, Viterbo, bene, dica. Mi seguo sempre, una bella trasmissione. Grazie signora. Fa morire quando fa tutti, vedere tutti i corsi. Noi li abbiamo visti prima di Higuain, erano buon augurio. Mi dispiace solo che non posso andare a vedere la partita. Vabbè, la seguo in televisione, prima su TV Luna alle 5. Alle 5 su TV Luna, alle 5. Collegatevi con TV Luna, alle 5. Sì, mio figlio ci va perché c'ha la testa del tifone. Ah, però alle 5 voi collegatevi con TV Luna, alle 17. Sì, E vedete la partita. Loro stanno vicino al campo, sicuramente. Va bene. Va bene? Signora, che avete cucinato per sabato? Mio figlio non c'è, quindi mi tocchi da mangiarmi. Va bene, un abbraccio forte e un bacio, signora. Senti, forza Napoli, arrivederci. Di farci. A Viterbo si mangia benissimo. Buonasera, signora. Allora, mandiamo subito il servizio. Hai detto di Hamsik. Vediamo subito Marco Di Bello che cosa si dice. E dopo sentiamo Tommaso il commento sul servizio di Marco. Vediamo il primo servizio. Vediamo. Servizio sul mercato, sì, sul mercato proprio perché dicevi di Hamsik. Grazie Peppe perché mi hai corretto. Vabbè, sono nomi che naturalmente ti lasciano un attimo pensare, però non ci dimentichiamo, Carmine e Tommaso, Benitez, quello che lui è riuscito a scovare poi, dei giocatori che sì, venivano dal Real Madrid e quindi non c'è dubbio, erano sicuramente giocatori validi. Però era più facile. Non giocavano. Tommaso. Non è che non giocava, come Albiol giocava. Calegonda no. Mertens giocava nella sua squadra. Vabbè, Mertens l'ha portato Bigon. Vabbè, partiamo dal concetto innanzitutto che chiaramente la disponibilità economica che c'era l'anno scorso con la cessione di Cavani, non adesso c'è, non ce l'ha. E quindi chiaramente... Ma però abbiamo un tesoretto, Tommaso. Sì, no, dico, voglio dire, però tu hai l'anno scorso. Un tesoretto conservato da spendere. Poi ci sono la Champions, poi ci sono gli abbonamenti, poi la campagna acquisti. No, dico, però diciamo che le cessioni pure qualcuno si farà. La cessione dell'anno scorso di Cavani chiaramente è stata un'eccezione, nel senso che ti ha portato dei tantissimi soldi. Non mi dire che non abbiamo soldi da spendere. No, non sto dicendo questo. Sto dicendo, chiaramente non hai quella grandissima disponibilità come l'anno scorso. E fermo restando poi che chiaramente andare adesso a prendere dei calciatori in società come il Real Madrid non è più semplice come lo stesso l'anno scorso, anche su questa situazione qua. Quindi è chiaro che il Napoli non deve rivoluzionare la squadra, ma deve prendere quei due top player, quei due giocatori di un certo livello e poi eventualmente, così come diceva eventualmente anche lo stesso presidente della dirigenza, prendere quei due ragazzi insomma, che possono essere di grande valore in prospettiva, ma da farli crescere. Devi sempre mettere i giocatori di un certo livello. Per quanto riguarda il discorso Hamsik, io ormai è pacifico, è chiaro, si vede che non c'è più quel, al di là delle parole che si dicono, non c'è più quel grande feeling fra lo stesso giocatore e il tecnico Benitez, ma non perché Benitez capisce i palloni, quindi sai effettivamente che... Ma chi sta dicendo? Dicevo, capisci i palloni, quindi effettivamente sa che chiaramente Hamsik è un campione, però per una serie di motivi non è riuscito più a recuperarlo, ed è chiaro che forse rispetto all'inizio dell'anno quando è partito benissimo una cessione di Hamsik, che a me dispiacerebbe moltissimo e spero che non avvenga, si potrebbe anche ipotizzare, però qua faccio un grande punto interrogativo: quali sono le squadre che possono e quanto possono versare per un campione in questo momento come Hamsik? Io vicino al punto interrogativo tuo ti dico ancora altre cose, che sarà ceduto anche Maggio, sì, questi sì. Che sarà ceduto anche Berami,
che sarà ceduto, anche Zemail, tutti i giocatori di Mazzarri saranno ceduti. Ricordatevi quello, sì, che sì, vi vero, dico adesso. Sì, sicuramente. Ricordatevelo, perché qui ci dimentichiamo. Io il fatto di Amsic l'ho detto un mese e mezzo fa, seduto su questa bella poltrona di TV Luna. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera. Buonasera a te, chi sei? Da dove Alberto. Chiami? Alberto, da dove? Ciao Alberto, da Caserta, amico mio. No, da Portici, non da... Allora non è un altro Alberto. Allora, amico Alberto in Campania. Allora, me credevo da Portici, amico mio. Allora, l'avvocato mandate che abita a Portici. Ma abita a Portici. Ma che sono, dire che per quanto Amsic, sicuramente insomma non è un problema tattico, perché ha iniziato il campionato in maniera splendida. Certo. C'è stata la mancanza di Zuniga che ha tolto, perché Zuniga creava più spazio di quello che può creare Insigne, che si accentra, mentre invece Zuniga si accentra oppure va anche sulla fascia, creava comunque più spazio per Amsic, per gli inserimenti di Amsic. Poi c'è stato un infortunio e tutta una serie di cose. Sicuramente non può essere un giocatore messo così, insomma, sul mercato perché per un anno non è andato bene. Quando poi avevo iniziato un campionato in maniera strepitosa, con secondo, voglio ricordare. Poi per il resto, non è che noi dobbiamo pensare che devono andare tutti via, perché devono arrivare altri giocatori e qualcuno di questi restare per completare la rosa. Oppa. Se noi smantelliamo sempre, mandiamo via i Mazzarriani, poi prendiamo altri 4-5, rimaniamo sempre con una squadra poco non completa. Invece deve restare ancora qualcuno. Ma questo può darsi che non succede, è una cosa che penso io, e voi sapete come sono fatti, io quello che penso dico, ringraziando Dio. Però comunque non è un problema tattico, perché aveva iniziato la stagione alla grande. Va bene, buonasera. Ciao, grazie. Vabbè, insomma, pure diceva una cosa importante. Sì, è importantissima. Forse. Io penso che succederà questo. Poi se non succede, scusate, io prima che manderei via comunque... Ci sono due giocatori che sono arrivati a gennaio, con tutta sincerità, Reveller e Enrico, per me non sono da Napoli. Prima di questi due le può anche trattenere. No, prima di questi due chi che deve... può vorrei vedere, eh? Prima di questi due chi deve partire? Britos. Ma prima di mandare, vabbè, Britos non è stata presa 2 anni fa, quella hanno fatto Britos e Vargas, che poi sta facendo un grande campionato, sta facendo Vargas, però in gol. Eccoci. E allora, Angelo, su internet si dice che Amsic andrà all'Inter in cambio di Handanovic, Milito e 3 milioni di euro. È vero? Io lo farei di corsa, dice questo tifoso. Ma insomma, Milito. Ciao Carmine, cosa ne pensi per il prossimo mercato del Napoli di acquistare i giocatori che servono al gioco di Benizia in Italia invece che comprare all'estero, e quale consiglieresti? Sono d'accordo con questo amico di Roma, perché voglio fare una piccola chiosa. La Juventus Calcio, che ha vinto 3 anni consecutivi lo scudetto, è l'unica squadra in Italia che ha 14 giocatori italiani in prima squadra. 14! Mentre tutti gli altri, il Napoli, Maggia e Insigne. Finito? La musica è finita. L'Inter quasi nessuno. Ranocchia. Non è calcio questo. Perché noi non siamo gli ultimi arrivati. Se poi debbono arrivare giocatori a Napoli, perché sono amici del procuratore Tizia, sono amici del procuratore Di Caio, sono amici di Simpronio, allora è un altro calcio. Perché quest'anno, e poi al finale, quando non creiamo destabilizzazione, vi dico quello che è successo a Napoli di un procuratore, che quanti giocatori ha nel Napoli, che non aveva nemmeno mezzo. Vabbè, andiamo al telefono. Mamma mia, stasera cerchiamo di stare calmi. Pronto? No, io sto calmo. Abbiamo mangiato pure la banana. Ma io sto calmo, ho mangiato pure la banana. quella contiene potassio. Mi sa che... io, voi siete pieni di potassio. Anch'io. Ah, ecco. Pronto? Pronto, ciao Angelo, buonasera, sono Enzo. Ciao Enzo, buonasera a te. A proposito di stare calmi, per il momento siamo a metà settimana e siamo già un po' agitati. È la partita sabato, di quindi... sabato, hai capito? Quindi già siamo, insomma, mica tanto calmi. Volevo fare due considerazioni con voi, sia anche con il mister. Vai. Io vedo che da Firenze sono molto furbi, lanciano delle notizie di infortuni, di giocatori importanti. Quando io vedo che secondo me
è tutta pretattica, perché secondo me sia Giuseppe Russi, non lo so se giocherà tutta la partita, ma secondo me giocherà, e anche gli altri due che oggi hanno detto che non stanno bene, non credo molto a questo. È giusto, hai ragione, è così. Volevo sapere che ne pensate di questo, e poi una cosa su, concentriamoci sulla nostra squadra, non so, Higuaín pure con mezzagamba deve giocare, e io spero che veramente in questa partita che noi tifosi attendiamo con ansia, che Marek Hamšík e Lorenzo Insigne siano i protagonisti di questa serata, speriamo per noi fantastica. Forza Napoli, grazie. Ciao, grazie. Considerazioni di tifosi giuste e naturalmente appassionate, e soprattutto anche competenti questi tifosi azzurri. Io ho detto che Hamšík non si muove, arriva un SMS. Hamšík ha rinnovato la scuola per i figli a Castel Volturno, per cui almeno per l'anno prossimo sarà con noi, lo dice Pina. Va bene che le scuole si rinnovano sempre. Poi si può anche... poi esistono. Signora Pina, non ci vuole niente a non andare a scuola, se ne va via da Napoli, Marek. Ma è facilissimo, mi crede, è facilissimo. Non capisco chi critica Benitez, vorrei vedere poi che risate con Guidolino Pioli sulla nostra panchina, dice questo tifoso. E che ci deve fare? So, anzi, una domanda per Tascone, un rientro a Napoli... che domanda ci fai? Un rientro a Napoli di Denis come alternativa a Higuaín, come la vede Pasquale? Un rientro a Napoli di Denis come alternativa a Higuaín, come la vede Pasquale? Assolutamente no, perché al presidente e a me non piacciono le minestrine riscaldate. Ricordate quando arrivò Calaiò e io dissi che non andava bene perché le minestre riscaldate non vanno bene, come infatti fece mezza partita. Allora, ciao Angelo, sempre Forza Napoli, Magico Napoli, ciao da Antonella da Napoli. E allora andiamo al telefono, pronto? Buonasera. Eccoci. Buonasera a lei e agli ospiti. Buonasera a te. Buonasera. Volevo fare solo una domanda al signor Tascone. La verità però, voglio la verità. Con me ha trovato la persona giusta. Lo so. Lei pensa davvero che Hamšík va via? Vi do la mia parola d'onore. Allora dobbiamo finire di dirvelo. Vi do la mia parola d'onore. Non lo credo. E succederà, perché io quando 2013, gennaio 2013, quando è andato via Cavani e Mazzarri, io qui in questa trasmissione a Radio Marte, a CRC, disse che l'anno prossimo, sei mesi prima, a gennaio, c'ho una cosa a casa e me la porto a vedere la prossima settimana. Ce l'ho così su CRC, su canale Radio Marte, che Hamšík, che Cavani non giocavano in Napoli e Mazzarri non allenava in Napoli. Così è successo. Hamšík, se rimane a Benitez, va via da Napoli. Non lo credete? Arrivederci. Arrivederci, grazie. Prego. Veramente non lo credete in senso buono, perché no, io mi auguro che non sia così. Ma volessimo giocare una cravatta? Giochiamo la cravatta. Apri questi guardatori. Una cravatta. Di Marinella, Hamšík, Marinello. Io già ne ho perso una. Solo Marinello. Già ne ho perso uno con Denis, giusto? Può darsi tu dici che Hamšík se ne va. Hamšík io dico di no. Perfetto. Okay, una cravatta. Ce la siamo giocata, ragazzi. Giocata. Giocata. Perfetto. Ma se venite, registriamo il suo passaggio. Portiamo subito. Quella lì che ti ho regalato di Denis è azzurra. Esatto. Adesso si porta una bella granata. Bellissima. Granata a me. Allora azzurro come io no. A me granata. Con i colori del Torino. Scuro. Dai, ho capito, Torino, però bello scuro a me mi fa bene. Torino è fuori da tutto. E allora andiamo al telefono. Si stanno riscaldando le linee. Pronto? Eccoci qua. Pronto? Non fa me. Eccoci. Allora, sono Oreste da Pozzuoli. Ciao Oreste. Ciao. Già li ho chiamato domenica. Allora, io voglio dire che sabato è un giocatore che la chiave della partita sarà Hamšík. Perché farà da una mano sia al centrocampo e in attacco. Da Fiorentino lo sappiamo che è molto forte in attacco e a centrocampo. Centrocampo. Sì. Allora farà. E secondo me bisogna far giocare Hamšík a quella posizionale. Va bene, bisogna far giocare Hamšík, grazie. Quindi Hamšík se ne deve andare, come ha fatto la Vizzi, ha alzato la coppa e se ne è andato. Hamšík giocherà sicuramente domenica, sabato,
Calle con Namasic, Mertens se recuperano Higuain. Se non gioca Higuain, gioca Pandev. Un messaggio per te, signor Tascone. Ma come li avvidi la Juve questi tre scudetti? Se non c'erano persone come Orsato, Rizzoli, Russo, Valeri, eccetera. Ma quando si vinceva il 32 dicembre? Ah, sono cose che a me non sono nemmeno, che sono questi signori. Il nostro cuore batte forte. Sabato battiti a mille, camomille e tranquillanti, basteranno. A me lo mamma mia, Angelo! Qua non basta niente. Pensate, è previsto pure pioggia, tanto per metterci pure la sua, no? Il tempo, anche la pioggia, domani. Sì, temporali. Per svegliare tutto. Ma piove domani? Piove, no, sabato. Piove? Piove, sono bagnato, Carmine. Andiamo al telefono, pronto? Pronto. Eccoci. Pronto? Sì, è in onda. Angelo, la prima cosa ti dico è che hai vinto la cravatta. Perché... il mister Cascone Mi ha regalato Valentino l'altro anno. Io gli chiesi Mazzarri che doveva andare via e lui mi disse Mazzarri per tutta la vita, Mazzarri rimane a Napoli e non se ne va. Non ho mai detto questo. Era una giocata la cravatta con lei, detto questo. Io a gennaio, sabato, allora sentitemi, lunedì scorso, io vi dico, vi porto, facciamo completo. Mi fa parlare, io non faccio un calciatore. Vai, completo, dai, completo. Poi mi fa parlare prima a me, poi parla tu, io ti parlo sempre tu. Vai. Allora, io dicevo, premesso che i giocatori che ha avuto il Napoli negli ultimi 10 anni, a Napoli il certo paratone non l'abbiamo mai avuto. Questo presidente, a cospetto del presidente Ferlaino, che per 30 anni abbiamo vinto 2 scudette nella Coppa UEFA, perché è venuto Maradona, perché Giuliano è andato più a Maradona. Quindi, adesso quest'uomo in 10 anni ci ha portato giocatori a Napoli che ce li siamo sempre sognati. L'amico Carmine Cascone, in Napoli quanti secondi posti e terze posti ha fatto nell'anno che è stata la gestione? Nella sua vita. Abbiamo avuto sempre giocatori sviluppati, distrutti sull'asse Milano-Torino. Quando avevano finito di là, venivano a Napoli. Io dico, questo presidente è un grande presidente e bisogna avere fiducia. Grazie, auguri a te. Io ho mai parlato male del presidente, sempre bene, e c'è anche stasera vi dico che è un grande presidente, ci mancherebbe altro. Ma io posso dire tranquillamente quello che penso, che Hamsik l'anno prossimo va via dal Napoli. Sì, mi piacerebbe vedere nel Napoli più giocatori italiani per formare uno zoccolo duro. Anch'io. Soprattutto in difesa come la Juve, che ha la difesa della nazionale. Che ne pensa Tascone? Ettore Dal Vomero dice questo. Onestamente, secondo me, noi abbiamo buoni giocatori in Italia. Non è che abbiamo bisogno di tanti giocatori che giocano. Il punto è la Juve, anche la Roma c'ha 6-7 giocatori che stanno nel giro della nazionale, ma che sono italiani. Noi abbiamo poi, l'Inter 24 giocatori, il Catania 27 giocatori, tutti stranieri. Ma signori, ma perché tanti stranieri? Le vanno di sotto anche i settori giovanili, perché adesso stanno incominciando, anche che in primavera ogni squadra, non il Napoli, non c'ha ragazzi stranieri, non c'ha nemmeno la primavera, perché hanno fatto una brutta figura, addirittura probabilmente, e sto dispiaciuto, Saurini non arriva nemmeno ai playoff quest'anno, che non era mai successo negli ultimi 5-6 anni, e questa è un'altra cosa che mi rammarica il Napoli. Per Tommaso mandato, lo so che è fantacalcio, ma un Modric nel Napoli, come lo vedi? Maura da Orta di Atella. È proprio fantacalcio, perché convincere un Modric a arrivare a Napoli penso che sia davvero, non dico impossibile, ma veramente molto molto difficile. Noi dobbiamo anche, ecco, secondo me questo è, diciamo, è un SMS importante, perché dobbiamo capire anche il livello in cui siamo. In questi giorni, 2 giorni, abbiamo visto 4 squadre di un livello pazzesco. Tra i quali Modric. Dobbiamo essere obiettivi, cioè noi siamo una squadra che siamo in costruzione, siamo una buona squadra, ma la stessa Juve che ha ucciso il campionato italiano, al cospetto di queste squadre che sono a livello internazionale, chiaramente è ancora un passo al di sotto, quindi con calma dobbiamo continuare a proseguire. Gol dell'Atletico Madrid, vai! Ecco, benissimo, e allora fermiamoci un attimo per la pubblicità, vai, poi torniamo subito per parlare ancora con voi da casa, lì dalla regia. Rieccoci al telefono subito con un nostro amico che ha aspettato un po', pronto? Pronto? Eccoci, buonasera. Buonasera.
Senti, sono Raffaele da Portici, posso fare una domanda a Tascone? Come no, Raffaele, prego. Allora, Tascone, ti voglio chiedere una cosa. Noi stiamo facendo una squadra su misura di Benitez. Sì. E mi auguro che l'idilio tra Benitez e il presidente sia un idilio che dura negli anni. Sì. Qualora non dovesse durare, noi con una squadra abituata a giocare in determinato modo, come faremmo con un allenatore il quale ha un modulo diverso? Dovremmo di nuovo cambiare tutta la squadra? Grazie, ti rispondiamo. Ma ogni allenatore mette in campo la squadra secondo le caratteristiche che ha a disposizione dei suddetti calciatori. Non è. Benitez è stato bravo perché ha pensato soprattutto a pensare lì davanti, che lui voleva giocare col 4-2-3-1. Allora, e perciò lui sia a centrocampo che in difesa ha commesso qualche errore. Perché lui ha pensato soprattutto il 4-2-3-1, avendo in mezzo al campo, e poi l'errore l'abbiamo fatto onestamente, che non abbiamo preso un forte centrocampista, perché Jorginho che è arrivato a gennaio, e bisogna che si la fase di ambientamento, la fase alimentare, tutte quelle belle cose che esistono nel calcio, e ha commesso qualche errore soltanto sotto questo aspetto, perché poi è un grande allenatore. Lui ha pensato come doveva giocare il 4-2-3-1 e ha preso due esterni forti, e uno ce l'aveva in casa, Insigne, e sono tre. Poi ha preso Hiller, aveva Pande, aveva Masic, abbiamo fatto un potenziale offensivo, secondo me, superiore anche alla Juve, quelle che abbiamo lì davanti. Però, signori miei, il Napoli ha preso 35-36 gol, a Roma ne ha preso 18, e Juventus 21. In Italia vince sempre chi prende meno gol. È stato un caso che la Roma che ha preso meno gol, che loro sono stati proprio devastanti, che si possono arrivare a 99-102 punti, una cosa che non è mai esistita nella storia del calcio. Allora, Cavani e Lavezzi, dice questo tifoso, erano stati venduti in virtù di una clausola rescissoria che non fa parte del contratto di Marek Hamsik. E ancora, l'anno prossimo Tascone io acquisterei Koulibaly, Suarez del Liverpool, Fernando Parolo, cedo Higuain e sostituisco Benitez con Spalletti. Hamsik, che è il nostro vero capitano, me lo tengo stretto. Gino da Posillipo, tu stai proprio buono, Gino. Cedere Higuain. Tonino il criminale della 167, è un bel biglietto da visita. Saluta Carmine Tascone. Ciao Tonino. Sono Biagio di Afragola, sono d'accordo con Mr. Tascone per l'addio di Hamsik da Napoli. Ma chi arriverà dopo? Ma ve ne siete accorti che il presidente sta giocando sulla nostra passione? Ciao a tutti. Non ti firmi. Meglio che va via Benitez che Hamsik. Sempre forse Napoli da Massimo e da Rita. Meglio che non vanno via nessuno, tutti e due, dico io. E sono alla Fiorentina. E io pagà. Per e Tommaso. Io pagà. Esatto. Alla Fiorentina Tommaso mancheranno Rossi, Gomez e Cuadrado. Per logica, che cosa diremmo? Non ho capito, Cuadrado. Sì, anche Cuadrado non gioca. Ma Cuadrado va all'estero, già no, no, che non gioca con la partita. Ah, quello è, per logica, quello è un danno enorme. Cosa diremmo noi napoletani se in questa partita mancassero Higuain, Mertens e Caleon? Via, siamo sportivi, diciamo che siamo più fortunati della Fiorentina in quanto ad infortuni. Grazie dell'eventuale risposta, Alessandro da Caserta. Vabbè, che siamo questo, più fortunati, questo l'ha voluto dire. Vabbè, noi l'abbiamo detto prima. Vabbè, non le abbiamo fatte infortunare noi, no, perché non abbiamo... L'obiettivo è chiaro che siamo chiaramente fortunati rispetto a questa situazione. Però questo non vuol dire nulla, sicuramente... Siamo in vantaggio? Voglio dire, indipendentemente, sono quelle partite secche, ecco perché il Napoli deve scendere in campo molto concentrato e deve sapere insomma quello che andiamo vuole. Al telefono, pronto? Pronto? Eccoci. Buonasera, senta, due domande. Una, perché ho acceso il televisore da poco, come mai non state facendo la solita trasmissione con Albino? Spiego, spiego perché lunedì siamo stati al Palabarbuto in esterno. Ok, a Carlo. E poiché era prevista pioggia per oggi, abbiamo pensato di rinunciare perché ci abbiamo un per non far settimana. Bagnare, che all'Albino siamo uno di noi. Allora, però fa parlare anche tutti i tecnici. No, era una curiosità, però la vera... Però torniamo, martedì mossiamo al San Paolo, mercoledì facciamo un altro filo diretto, non vi preoccupate. Ok, le dicevo, però la vera domanda è un'altra. A parte che dubito, non so, con tutta questa certezza, il signor Tascone, chi gliela dà che Hamsik va via. Ammettiamo che a tre giorni da una partita importante, secondo voi è giusto dire questo in televisione? Cioè, io sto spesso a Milano per lavoro, le posso garantire che i giornalisti, gli opinionisti a Milano cercano di salvaguardare la squadra. Perché che io dico che Hamsik va via, che intacco io?
no, in tacca, che probabilmente... Ma non mi faccia ridere, per cortesia. No, io non la faccio ridere, lei inizia a parlare. Vabbè, per cortesia, diciamo, ma non mi faccio, parla Gitt Gamma, sì che non è bravo. Un attimo. Ma se lei non è in grado... Il tifoso dice una cosa giusta, alla vigilia di questa partita... Ma io l'ho detto 15 giorni fa. No, l'hai detto un mese fa. Un mese fa, adesso hanno chiamato questo, ho fatto che gli dica ancora una volta, ma sì che l'anno prossimo non gioco nel... Perché si è giocato una cravatta con me, si è giocato una cravatta, io sono convinto invece che Amos cresta, e quindi vedremo chi ha ragione. Lei giustamente dice, parliamo della partita, concentriamoci, non diamo alibi ai giocatori, hai ragione pure tu. Lunedì sera diciamo che Benitez non è buono, perché noi se siamo qua è opera di Benitez. Io sono un beniziano di ferro, come l'amico mio... Però attenzione, cioè dire che Amsic mi permetti, mi consento, sì, facciamo per la fine il telespettatore. No, a lui volevo rispondere. Cioè, dire che Amsic potrebbe andare via, dirlo adesso, fra 15 giorni, non è chiaramente significa augurarsi che Amsic vada via. Carmine Tascone sta dicendo questo perché sa determinate situazioni. Ma è chiaro, scusi. No, voglio dirlo, non è un fatto di voler destabilizzare chissà che cosa l'ambiente. No, ma lo facciamo. Amsic non pensa che si interessi del fatto che io... Ma lei, egregio signore, è contento che nelle ultime 7 partite 3 volte è stata sostituita a 20esima, a 22esima, e 2 volte è andata in panchina con Lazio e Inter? Lei è contento che Amsic, il secondo giocatore del Napoli, sta in panchina? Lei è contento che fa la riserva a dei giocatori che stanno giocando? È convinto? È contento? Ma se non è in condizione, non è in condizione. Se non è in condizione, perché stanno tanti giocatori che non sono in condizione a dare busta sempre a Amsic. E allora è fatto apposta? Non lo so, non lo so. Se diamo il telespettatore così lo facciamo concludere, prego. No, io concludo dicendo che ho detto un'altra cosa. Io non sto mettendo in dubbio se deve giocare, se deve andare. Sto solo dicendo che a 3 giorni dalla partita normalmente non si Fa. Passeranno pure questi 3 giorni. Grazie della sua telefonata, ha ragione di parlare sempre di Napoli. Ma senti questo tifoso che dice: Angelo, ma venerdì notte io non dormo. E tu? Forza Napoli, vogliamo gioire. Scambiatevi il telefono. Io già sto pensando. Peppi, dove vai? Il nostro regista. Siamo quasi alle 10. Si cala la forza. Eppure ci ho mangiato la banana. Il nostro regista, attenzione. Noi stiamo pensando di fare una notte azzurra. Adesso dobbiamo capire se la dobbiamo fare venerdì o la dobbiamo fare domenica o lunedì, ma vediamo che succede. Io vorrei fare una bella... vediamo che stiamo studiando, anche perché ci sono alcune repliche. Ma se Napoli vince? No, pure prima ancora che giochiamo, la gente vuole vivere le emozioni e noi gliele diamo le emozioni. Prima di sabato, venerdì, notte azzurra, via. Vabbè, non ti preoccupare Enzo, sto studiando. Andiamo al telefono, ancora, pronto? Buonasera. Eccoci. Buonasera, dove chiama? Buonasera, vorrei parlare con Tascone. Eccoci qua. Signor Tascone, buonasera. Buonasera a lei. Ma la potete inquadrare a Tascone? Ecco, come no. Ok. Ha visto come sono bello. Che... Dica. Scusa, io sono convinto che Amsic va via. Benissimo. E gli do moltissima ragione. Io preferisco meglio che va via Benitez, ma no Amsic. Va bene. Io voglio tutte e due. Però io voglio solo una cosa, io voglio bene a tutti in televisione, perché voi parlate sempre bene del Napoli e mi fa piacere, perché io sono un tifoso del Napoli, ho 40 anni, all'epoca quando abbiamo vinto lo scudetto forse ce ne avevo 13-14, oggi ho 40 anni. Però una cosa solo dico, secondo me se De Laurentiis voleva vincere lo scudetto non avrebbe venduto né Cavani né Lavezzi, non Maggio, né Cannavaro, né De Sandis e né altri. Secondo me De Laurentiis qua non vuol vincere lo scudetto, perché se De Laurentiis è un presidente, quest'anno a posto di Higuain avrebbe fatto come la Juve, che a gennaio ha preso Osvaldo anche se non gli serviva. Invece il Napoli non ha preso nessuno a posto di Higuain. E poi domenica, sapendo che c'aveva una partita importante contro la Fiorentina in Coppa Italia, perché se noi la perdiamo è un anno fallimentare, non avrebbe fatto giocare Higuain, avrebbe fatto giocare Zapata a posto di Higuain. E poi avrebbe messo Higuain. Il signore è il nuovo allenatore del Napoli, grazie di questa telefonata. Il nuovo allenatore del Napoli è lei, si faccia mandare un bel curriculum. Io voglio vedere se non schieravamo a Milano Higuain, che succedeva in questa città.
che non è capace nemmeno di subire una sconfitta che non serve a niente, figuriamoci se non giocava Higuain. Tutti volevamo la migliore formazione, mette Higuain, ha sbagliato, non lo mette, è colpa sua, Zapata non è nessuno. Mi dovete mettere d'accordo, però una volta per tutte, mi fate arrabbiare, ragazzi. No, Zapata non è nessuno, dico pure. Sì, però non mi fate arrabbiare, cerchiamo di essere sereni. Io dico per sabato, Higuain deve giocare sempre. Per sabato. Mi auguro che qualche dirigente del Napoli, Benitez, qualche giocatore ci senta, Fabio Pecchio e cose varie, che è amico mio di vecchia data. È meglio, ricordatevi, è meglio un asino vivo che un professore morto. Se Higuain non sta bene, non lo rischiamo. Ma Benitez sa il fatto suo? Ti sto dicendo. Ma saprà pure chi deve mettere in campo. Ma sicuramente. Ma vorrà perdere questa finale, Benitez. Comanda lui. Sì, però per me deve giocare Higuain. Però Higuain per giocare deve stare bene. Però comunque Higuain, pure se sta al 50%, è sempre superiore a chi non sta, manca al 20%. No, manca a 20%, a 3%. Andiamo al telefono. Napoli, al telefono. Pronto? Buonasera, mi chiamo Salvatore. Ciao Salvatore. Allora, volevo fare due domande. Una signor Tascone e una a te, ti l'ho detto tu, Angelo. Allora, la prima domanda è su Hamsik. Allora, Hamsik non deve andare via. Ci siamo sempre lamentati che non avevamo una panchina all'altezza dei titolari. Ora che Hamsik fa la panchina perché non è in forma, non sta giocando da Hamsik, lo vogliamo mandar via. Torniamo punto da capo, signor Tascone. Lei che capisce. Io non lo voglio mandare, greggio amico mio, come ti chiami? Come Salvatore. Dammi del tu, Salvatore, non ti preoccupare, non c'è problema. Vabbè. Caro Salvatore, io non lo voglio mandare via. Ma stanno mettendo in condizione Hamsik di andare via, te lo dico io. Te lo dico io perché io ho una villa a Mara, a Castel Volturno, e molto spesso vado lì a salutare degli amici miei di 20-25 anni fa e vado a mangiare alla taverna del Pozzo, che si mangia benissimo con questi amici miei, e molto spesso vedo anche Marek, che ha la villa in Bineta. Posso proprio dire, vicino a casa mia. Una volta ogni tanto che Benitez fa in rotazione, fa giocare tutti, diciamo che Benitez fa giocare chi è in forma. E questo se va benissimo. Va benissimo. Non gioca e fa bene. Però non mi sta nemmeno bene che 5 volte che ha sostituito Hamsik potrebbe sostituire qualche altro. E contro la Lazio Hamsik in banchina e contro l'Inter Hamsik in banchina. Questa è una mia mentalità che ho fatto. Rispetto la... Grazie di questa telefonata. Devo leggere un po' di messaggi perché ci sono talmente dei messaggi pazzeschi. Allora, ciao Angelo, se ti dico che sei eccezionale, forza Napoli, Antonella, grazie. Ancora, per fortuna del Napoli, sabato sera la Fiorentina non giocherà per squalifica Quadrato per infortunio. Pepito Rosso e Mario Gomma, se no la Fiorentina avrebbe potuto vincere la Coppa. Penso di no. Andiamo avanti. Caro Angelo, fammi un piacere, di all'amico Tascone che sabato abbiamo una finale da giocare. E quello che sta dicendo non è costruttivo nei confronti degli azzurri. È meglio è meglio che si parla solo di calcio e non polemiche, non servono molto. Salute Antonio, tifoso da 40 anni. Andiamo avanti. Ancora, voci di mercato, Hamsik e Maggio all'Inter, per Icardi e Ranocchia al Napoli. Va bene, andiamo avanti, perché la maggior parte degli opinionisti campani offendono molti calciatori del Napoli, definendoli di seconda fascia. Ricordo a loro che i titoli si vincono anche grazie a loro. Antonio da Napoli. Poi rispondiamo tutti insieme. La società sportiva calcio Napoli, presidenziata dalle migliori aree della Rezzo, non vincerà mai niente di importante. Grazie, forza Napoli, o parente da Angri. Benissimo, andiamo avanti. Ciao! Giosuè da Versa, io mi prenderei subito Ciro Immobile. Caro Angelo, per me ciò che dice Tascone è Vangelo. Mamma mia. Io lo ritengo un grande competente di calcio e per favore vorrei vedere i gol di Caleone. Grazie Camillo di Ercolano. Prepara Peppi. In Napoli in finale tutti dicono la coppetta e portiamola a casa. Intanto abbiamo un'altra finale ed una rivincita con la Juve. La coppetta, che ce la rubarono. La coppetta lo disse 3-4 anni fa De Laurentiis. Noi napoletani, opinionista o non opinionista, competente o non competente, non abbiamo mai detto che la Coppa Italia è una coppetta. Vabbè. Lo disse il presidente De Laurentiis. Forza Napoli. Ecco la mia onestà. Dal Bargello. Ma aspetta, qui sono altre domande. Ciao Angelo, Pietro da Castellammare di Stabia. Forza Napoli, vinciamo la Coppa. E un augurio particolare alla Juve Stabia per una pronta risalita in Serie B. Tutti ci mi associo a questo discorso. Allora, ok, sfortunati con Gomez, ma Rossi non è questione di sfortuna. Se Rossi, pallino di Laurentiis, era integro, sarebbe venuto a Napoli.
mi pare di dire. Era integro, non è vero. Ah, non andava a Firenze per 8 milioni. Non è vero perché Rinaudo è stato un delinquente. Poi, da sportivo auguro il meglio a questo ragazzo, unico vero talento dell'anno, Pepito Rosso. Anch'io, perciò ho detto, Rinaudo è stato indelinquente. Non è Rinaudo. Perché a me, Rinaudo l'ha fatto male. Chi era? Rinaudo, il difensore ex Napoli, a centrocampo, non può fare un'entrata su Pepito, è un disonesto. Senti questa domanda molto, molto bella, si dice spesso che i difensori moderni non sappiano marcare. Pasquale, sa che nelle giovanili del Napoli insegnano a marcare a uomo? Ettore dice questo. Va bene. Io non pratico gli allenamenti, ma sicuramente... Angelo... Meno male che li marchiamo a uomo e prendiamo tanti gol. Angelo, io ti voglio bene. Grazie. Grazie. Ma già da domani... Anch'io. Vai da Marinella a comprare la cravatta che ha vinto Pasquale. Deve aspettare un po' di tempo. Dice questo tifoso. Mamma mia. È un suicidio arrivare ai calci di rigore con la Fiorentina. Angelo, sono Pasquale di 11 anni e vorrei che il presidente comprasse il cartino di Reina, Skertel e Forza Napoli. Saluti da Luciano, siete grandi, è un bellissimo programma. Ciao a te. Per Tommaso, prima per me. Angelo, non ti arrabbiare, il nostro sangue azzurro sta già ribollendo, amici a Firenze ci tirano i piedi. Per Tommaso, il Napoli è inferiore come organico a Roma e Juve e forse a qualcun altro. Dobbiamo essere contenti del terzo posto con Britos e Fernandel. E Fernandez, saluti Pasquale Danola, che ne pensi Tommy? Beh, chiaro, rispetto alla Juve e la Roma il distacco è talmente tanto che sicuramente qualcosa è mancato a quest'anno. Dobbiamo aspettare quest'anno, vediamo il Napoli come integra la rosa, l'allarga. Benitez ha detto che il problema del Napoli era proprio la poca disponibilità della rosa. Vediamo con questi nuovi acquisti quello che succederà. Benitez è un grande allenatore, il più grande che il Napoli abbia mai avuto e per questo credo che lui sappia quel che fa. Amsic, figlio di questa città, ciao da Antonio da Piedimonte Matese. Capitano, non solo figlio. Cedere Amsic è una follia, Antonio dai Ponti Rossi, bravo Antonio. E ancora, caro Angelo, quando Amsic e gli altri centrocampisti vogliono passare la palla non trovano nessuno che attacca gli spazi, perché Higuaín è un attaccante statico, giù le mani da mare, che piuttosto della cambia allenatore e dico quello che altri hanno paura di dire. Angelo, leggimi Maria da Chiaia, ti ho letto Maria. Ciao Angelo, dobbiamo essere soddisfatti del campionato del Napoli, per essere l'anno zero abbiamo fatto ottime cose, non lasciamoci condizionare da altre trasmissioni, forse Napoli, Toni da Pompei, autonoma, che ci condiziona a noi. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera, quanti messaggi? Alberto da Caserta. Alberto, Alberto, ciao. Un saluto, ciao Alberto. Signor Tascone, però questa sera mi dispiace che non è d'accordo. E glielo dico subito. Ma tutti possono sbagliare. No, ma assolutamente, sono opinioni, sono punti di vista. Bravo. Però io so qualcosa più di punto di vista. Sì, no, però io le voglio dire questo, perché lei l'altra volta, io l'ho seguita, quando lei parlava della squadra senza motivazioni. Io credo che il problema del Napoli non è tanto che ha 12 punti dalla Roma, ma piuttosto che è la Fiorentina che sta a 10 punti o l'Inter a 12 punti dal Napoli. Lei l'altra sera spiegava che lei metteva i giocatori in condizione di dare tutto in campo, ma come si fa a dare motivazione a un giocatore che sa che vincendo a Udine non risolve niente, perché non arriviamo né con la Roma né ci prende la Fiorentina, è difficile motivare i giocatori. Un'altra cosa importante, Benitez lo stiamo trattando come se fosse un allenatore che ha allenato nelle parrocchie fino a 6 mesi fa. Cioè Benitez è il Vissani del calcio. Se lei apre un ristorante a Napoli e chiama Vissani, io penso che tutti quanti siano d'accordo che lei cucinerà dei grandi cibi. Cioè non è possibile che lo criticate come se non sapesse nemmeno cucinare pasta e patate. Assolutamente no, non ti preoccupare, lo critichiamo e anzi lo amiamo. Io sono d'accordo, io dico questo, cerchiamo di non buttare l'acqua con tutti i bambini. Assolutamente. Giusto, grazie al suo intervento. Alberto, non è questa la trasmissione. Ah, certo. Però... Sì, vai. Non è questa la trasmissione che noi critichiamo, però ricordatevi, nel calcio non c'è nessuno che è il re, può fare delle cose. Si può nel calcio, noi allenatori, perché anche io ho fatto un buon allenatore in Serie C, ma l'ho fatto tranquillamente, ma ho commesso anche degli errori. Come può sbagliare Benitez, può sbagliare Conte. Sai, un'altra cosa di Benitez, ma mi hai costretto a dirla, per me, se Mertens, come l'ha fatto giocare domenica scorsa, è meglio che non lo metto, perché in quel ruolo Mertens non può giocare, non sa giocare. Quindi abbiamo visto un Mertens onestamente svergognato, ma proprio non ha dato una mano. Poi mi mettete in condizione sabato. Come siamo messi. Dopo lui deve andare sugli esterni. Calle con Sabato e Mertens. Però Carmine, secondo me il discorso è proprio questo, cioè
noi abbiamo sin dall'inizio abbiamo detto che il progetto di Benitez ci piace, è un progetto sicuramente molto valido, propositivo, è un progetto che abbiamo sposato insieme certo. a Teve della Rete. È chiaro, questo non significa poi non dover criticare, perché poi dire sempre che tutto va bene perdi anche di credibilità. Cioè, fermiamoci un attimo ragazzi, fermiamoci, l'ultimo blocco pubblicitario, poi ci io adesso prima che iniziamo di fare gli auguri devo salutare un amico mio, non ti preoccupare, okay. Già so tutto chi devi okay. salutare. Allora, a Mario, tanti cari saluti, mi hai parlato bene di me, mi hai fatto emozionare oggi a casa, stavo scendendo per andare al campo, Pompa Media ha detto che ti ha conosciuto e anche lui c'è una grande stima e anche lo stesso che mi hai domandato l'avvocato Mandato. Tanti cari saluti, un bacione Mario, ti voglio bene. Linea alla pubblicità. Rieccoci nuovamente collegati, qui c'è l'uomo che deciderà le sorti della partita, secondo me. Ora non ci diamo, pensiamo a sabato, solo esclusivamente Forza Napoli, Luigi Datore del Greco. Troppo ottimismo, sabato la vedo nera, specialmente se manca Higuain, ma Higuain non manca. Al mito presidentissimo Tascone, lei è la competenza in persona, uomini come lei ci vorrebbero nel Napoli. Andiamo al telefono, pronto? Guarda, io leggo. Grazie del complimento. Guarda, io leggo veramente? Non lo so. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera, eccoci. Complimenti per la trasmissione, grazie. Sono Nicola. Grazie. E, volevo così muovere due osservazioni rispetto alle considerazioni di Tascone, che onestamente non ho capito, ma questo è molto probabile che sia io a non aver così sì. capito il messaggio. Innanzitutto ho sentito prima la contestazione di un tifoso che diceva che tutte queste chiacchiere che si muovono intorno ad Amsic sì. possono venga la domanda, abbiamo poco tempo continuare ad inibire questo, sì. questo calciatore. Questa è una questione che non serve, perché da lunedì che si sta battagliando su Amsic sì. e se Amsic accende la televisione ovviamente scapperà dal campo, ma queste sono cose stupide. Io volevo chiedere invece a Tascone una domanda più diretta, ma lui prima ha detto che se Higuain non sta bene suggerisce di non farlo giocare, ma crede veramente che il mister sia così stupido da far giocare un giocatore di quella qualità in non no, condizioni? Ecco. È una provocazione, ma di Carmine. Grazie della domanda. Grazie. Carmine. Ma scusi, io ho detto una cosa. Meglio un asino vivo che un professore morto. Sei non sta al top, l'hanno aperto il gioco domenica e poi l'hanno aperto per quanta mesi a 27 che deve fare pure allora, che deve andare ecco. A fare i mondiali. No, no, questa è la, no. mia, è la mia, quella che ho dato la provocazione. Evitiamo il sordo tic tac, Tommaso, e concludiamo a rete. Solo così si vincono le partite, non si perdono punti e credibilità. Scusate, è bastata una partita e mezza di Mertens in mezzo per dire che non può giocare lì. Questo me lo mette per iscritto io. Questo, me, molto... lo me... questo Mertens... me lo mette per Mertens iscritto. Mertens ha giocato altre volte, non telefonate su questo numero, grazie. Mertens ha giocato altre volte e faceva la differenza. Altre volte sicuramente, però il ruolo naturale di Mertens è quello, esterno non facile. È anche perché è uno di quei pochi che effettivamente supera salta sempre lui, bravo sempre, Tommaso sempre. E allora, perché si punta sempre sugli stranieri e non si cerca di comprare la rivelazione indiscussa del campionato che ai mondiali sicuramente sarà Ciro Immobile? Bene, si apre il quiz. Chi c'è qui dietro secondo voi? Chi c'è qui dietro? Pronto? Pronto? Eccoci. Chi c'è qui dietro? No, io volevo parlare con di Angelo, sono Arturo. Arturo, buonasera. Ti ho fatto una domanda, Arturo. Questo è il giocatore che risolve la partita. Chi è secondo te? Là dietro, ma del Napoli. La Fiorentina. Caleo. Vediamo se hai ragione. Che volevi dire? Allora, senti, complimenti alla trasmissione. Stai facendo proprio la trasmissione di noi tifosi, 40 anni che seguo il Napoli. Bravo. Se faccio quella là in diretta la sera, quello pure allo stadio ci vediamo sempre. Sono l'amico di Gallo Albino. Arturo, lo faccio vedere, Arturo, eccolo qua! Hai ragione, Arturo, questo risolve la partita! Ma che stai chi gioco? Ma tu ce l'hai in questa, stai nel cuore mio! Hai ragione, Arturo, grazie! Dici veloce, mandiamo i conti di Caleone! Ma chi vinto lo? No, che vinto, niente, un bacio mio! Ciao Arturo! A vittoria, aspetta! Dai, veloce!
la vittoria mia e la vittoria dei campi. Poi un'altra cosa, Angelo, la trasmissione che stai facendo qua, nei turisti vicini, la piglia qualcuno buono da trasmissione. Ce l'abbiamo i buoni, ciao! Non ci serve più nessuno, siamo sempre noi tre, prendono a affogare. I gol di Calle Ion, eccolo qua, secondo me risolve lui, godeteveli. E allora rieccoci qui, stanno arrivando tanti messaggi, sostenere il Napoli, non ci sono alternative, c'è questo tifoso, forza Napoli, vince, zittisci tutti, proprio così. Qui c'è un altro giocatore che potrebbe risolvere la partita, adesso lo chiediamo ai tifosi chi potrebbe essere. Pronto? Pronto, buonasera. Secondo te chi è qua? Sono Ludovico da Casone, buonasera. Allora, secondo te chi è che può risolvere questo? Chi è qua dire, secondo te? Questo è Higuaín, scusate, questo è... abbiamo detto che io può risolvere la partita. Secondo me è Marek Hamšík. Marek Hamšík, vediamo se è vero, dopo te lo dico. Dici. Okay. Allora, volevo farvi complimenti per la competenza al signor Tascone, a Tommaso Mandato e a te, Angelo. Grazie. Volevo fare una domanda. Vai. Allora, volevo dire al signor Tascone, soprattutto nel secondo tempo di Milano, ho visto che il Napoli sta prendendo forma, la forma di Benedetto, perché è andata via a Milano, ha preso il pallino del gioco, comunque ha fatto girare palla bene, secondo me sta prendendo forma questo Napoli. E vorrei sapere l'ultima cosa, se conoscete quel terzino del Leone, Umtiti, sì, che io porterei volentieri a Napoli. Buona serata. Allora, sul terzino del Leone facciamo rispondere a Tommaso. Che è del City? No, del capito. Del Leone, sì. Sì, è un buon giocatore sicuramente, anche che insomma fisicamente ci sta tutto. Io credo che sia uno degli obiettivi che il Napoli sta seguendo. Pale e gol, 3-1. 3-1 per il Chelsea. No, per l'Atletico. Per l'Atletico. E allora, Carmine... qual era la domanda? Il tifoso ti chiedeva... Se è dopo il Napoli, insomma, ti è piaciuto il Napoli del secondo tempo? Assolutamente, qua nel secondo tempo, penso che Hamšík abbia giocato anche un'ottima partita, non come lo conosciamo tutti noi, ma giocando, perché poi c'è un'altra cosa nel calcio, che questo è matematico, non è una cosa che dico io stasera a Bambera. Chi non gioca non troverà mai la condizione, cioè, certo, molto difficile. È vero, durante le pallate degli allenamenti, sì, ma quei movimenti così, chi fa prima e chi fa dopo, non contano niente. I giocatori trovano la condizione giocando, e se uno non gioca non trova la condizione. Ecco un altro problema che ha avuto Hamšík. Antonio da Lecce ti chiede, che formazione faresti sabato? Per certo, io per il pacchetto difensivo, no? Sono i giocatori che non farei giocare Maggio ancora, perché onestamente come è stato sta fuori, no? E naturalmente Reina, Enrique, Fernandez, Albiol, Gulam, i due centrocampisti, io per rubare un po' di palla, Berami, Hiller, Callejon e Mertens, esterni, Hamšík mezzapunto con Higuaín. Se non gioco Higuaín, Pandev, unica sostituzione. Questa è la squadra oggi migliore del Napoli, non perché senza Insigne, Giorginio? No, eh? Sì. Senza Giorginio? Senza Giorginio. Berami, perché se no lì in mezzo, siccome loro giocano a 4-5, Angelo, e il giro palla è molto importante, ci vuole uno che riesce a rubare palle, attaccare il portatore di palla della squadra avversaria, Berami, ci vuole Berami, se no si potrebbe andare in difficoltà. Vedremo che cosa succede. E allora, dobbiamo fare una parentesi, poi dopo, abbiamo un'altra telefonata? Al 554-7470, voglio rivelare chi è questo giocatore che per me può fare la differenza, o lo riveliamo dopo, va bene. Allora parliamo un attimo di questa importante iniziativa che si è tenuta con la Damiano Promotion, il primo memorial di Gaetano Musella, con l'Inter Napoli Kennedy, il nuovo Foggia, l'AS di Foggia, la Sporting Caivano e il Damiano Promotion Casa Nuovo e Damiano Promotion naturalmente in testa. Angelo, è una cosa che molto onestamente bella, l'abbiamo dovuto fare in quanto amica della famiglia Musella, sì, con Simone, con Alessandro, che colgo l'occasione per salutare, chissà che stasera stavamo qui e ci vedono. Non avendolo fatto, le società che aveva giocato il grande, il mitico, il grandissimo Nino Musella, io lo chiamavo Nino, si chiamava Gaetano, ma io lo chiamavo Nino, tutte le squadre, non le nomino perché se no creiamo destabilizzazione, ma queste 4-5 società... Vediamo il filmato, fermati, mettiamo il filmato, sentiamolo anche con l'audio.
questo è il primo memorial a un, mi permetto di dire, a un grande uomo innanzitutto e un grande amico che è Gaetano Musella. Abbiamo il piacere qui stamattina ad onorare questo torneo, la moglie Simona, che ringrazio, e il figlio Alessandro. Volevo soltanto dire una cosa, io ho avuto il piacere di conoscere Gaetano e ti posso garantire che amava i ragazzi, amava questo settore che è molto importante per lo sport, giovanile, e la pensava come me e come tanti altri. Spero che ce ne siano tanti, è una vittoria, è la crescita e il divertimento dei ragazzi. Grazie. Siamo in questo ambito arendevole, invito a tutti, tecnici, genitori, bambini, non ce n'è bisogno, che sia una giornata di sport e di divertimento. E così è stata. Complimenti a tutti voi per aver organizzato. Grazie Carmine. Grazie alla famiglia Musella, meritava un fatto del genere. Siamo contentissimi. Quando me lo dissero Ciro Capone e mio figlio Massimiliano che avevano questa intenzione, io non è che non ho potuto partecipare, perché in contemporanea avevamo la partita col Pomigliano e ero al campo per guardare i miei 97, però sicuramente quanto prima faremo ancora qualcosina per Gaetano Musella, soprattutto per Nino, per Alessandro e per la moglie. Benissimo, dice un tifoso, ho capito, forse il giocatore che può fare la differenza è il nostro immenso Diego Armando Maradona, ma quello faceva una differenza qua sotto invece. Abbiamo prima messo un giocatore che fa la differenza ed è Caleon, adesso ne ho messo un altro che può fare la differenza e lo chiedo al mio compagno di viaggio che è in linea, che è il caro Carlo. Ciao Carlo! Eccoci qua, ciao Angelo, buonasera, un abbraccio forte a te, a Carmine, un abbraccio forte a chi ci segue. Ciao Carlo. Ciao a chi ci segue. No, siamo litigati noi. E anche Tommaso è mandato, eh? Tommy, ci mancherebbe. Ah, vabbè, grazie. Come si dice? Vabbè, ma lui si dimentica ogni tanto qualcosa. Me lo stavo conservando come il cucchiaino di caffè a Tommaso, non me lo toccate. Che senti, ma hai visto quando abbiamo mangiato la banana? Hai trovato la cagliosa come al solito. La cagliosa, è mezza cagliosa. Carlo, Carlo, qui c'è una banana anche per te, te l'ho lasciata, eh? No, una bella banana. Le banane facciamole mangiare. No, io te l'ho dato, l'abbiamo mangiata anche noi. No, ragazzi. Ah, ma sì, quello è sicuro. Allora, tu che mi conosci bene, ho fatto vedere chi secondo me può fare la differenza, lo sai che. Però ho messo un'altra fotografia di un altro giocatore. No, ho messo una fotografia di chi potrebbe fare ancora la differenza. Secondo te chi c'è qua sotto? Bella domanda. Allora, conoscendoti, Cagliacon sicuramente. Ma secondo te chi sta qua sotto? E chi ci sta? Tamsic. Ci sta ancora Caleo! Che ancora farà la differenza! Anche lui! Sempre Caleo, la vita! Non ho visto il pazzo! Te l'aspettavi? Mamma mia ragazzi, ma Carlo come dobbiamo fare con questo? Questo ci manda tutti al manicomio, come dobbiamo fare? Non c'è il lumino. Illumino lunedì sera, Carlo, è illumino. Un lumone così prendo, se vinciamo, un lumone prendo. Carlo, ma come andate in treno o in macchina? Non ho capito. Come andate in treno o in macchina? Macchina. E quindi il videomessaggio non lo facciamo?
Ma c'è la macchina. Oggi è giornata è il periodo di selfie, si fa di tutto. Carlo, qui le grandi tensioni, le grandi emozioni ci sono. Che dobbiamo fare? Perché non è già sabato? Ragazzi, la testa ormai già è alla partita, l'ansia sale, l'adrenalina pure, speriamo che insomma sia un'ansia positiva e che riguardi solo gli addetti ai lavori e non la squadra, che invece deve stare, Carmine e Tommy mi possono essere buoni testimoni, deve stare bella, tranquilla, libera, la testa deve essere libera da qualsiasi tipo di situazione, perché quando vai in campo con la testa libera allora puoi giocare. Senti Carlo, come dicesti a quel signore che si avvicinò alla nostra postazione a Catania? E chi si ricorda? Non mi ricordo. Come dicesti? Rafa? Ah, in Rafa we trust. Che tra l'altro si sta dando una bella soddisfazione, perché tu sai, lui c'ha un piccolo nemico o un grande nemico. Mourinho. Bravo, Mourinho. Il quale in questo momento insomma sta perdendo 3-1, Carlo. È il Pompomea perso la bolletta. Twitter parlando. È Pompomea perso la bolletta. Diciamolo ce l'ho tutti. E Tascone l'ha presa, diciamolo pure. Qua c'è una bolletta. Ah, grande. Va bene Carlo, tutto bene per il resto, ci vediamo qui per poi affrontare la trasferta sabato. Carlo, sarà un piacere ragazzi. Sabato sei in borghese. Sabato in borghese, sabato è tutto per Teleluna. Non ho capito. Sabato sei in borghese. Tutto per Teleluna. Certo. Ragazzi, Sky non c'è. Esattamente. Va bene, ci sentiamo presto. Grazie. Un abbraccio a grande Carmine. Ciao Carlo, un bacione, segue la signora. Grazie, ciao anche a Sabrina. Grazie. E allora c'è un tifoso che ci ha detto: Angelo, per par condicio dovete mettere i gol di Higuaín. E noi vi salutiamo con i gol di Higuaín. Grazie a Tommaso. Perfetto. Mandato. Angelo, grazie a te. Ti aspettiamo sabato, non so se devi mettere altre fotografie, penso io sia finita la terza. Alle ore 17. Aspetta, fai completare. No, semplicemente volevo salutarti e chiaramente augurarti che ci ritroveremo qua, non so se lunedì, martedì, non so adesso quando ci ripiglieremo, e farai questa fotografia con Caraione che ha fatto il faccio proprio un altare. Creo un altare. Carmine, grazie. Io ti prometto dalle 17 sono davanti a TV Luna per vedere tutti i napoletani, ma soprattutto vorrei che alle mezzanotte, cioè 11:30, ci sentiamo e tu mi dici: Carmine, tutto a posto, operazione andata. Ma può risolvere questo signore? Sì, questo per me è un fenomeno. Ma anche Mertens, ragazzi, Mertens, ricordatevi anche di Mertens. Ricordiamoci Mertens, anche di questo. Mertens, sì, un po' meno perché in campo vanno i giocatori. Sì, però e siccome in Napoli la Fiorentina, Tommy, ai tre attaccanti, tutti e tre che non giocano a casa, allora io penso che il Napoli su queste cose ha un grande vantaggio. Però il Napoli deve giocare Napoli. Da Napoli. Bravo, perché se cominciamo a fare il tic tac e non prendiamo profondità e ripartenze, poi la partita si può mettere in mezzo la Fiorentina al centrocampo è un po' più forte. Grazie a voi che ci avete seguito. TV Luna, la TV più azzurra che c'è, torna domani con Tifosi Napoletani di Gennaro Montuori, poi torna venerdì con Febbre Azzurra con Anna Di Chiara e poi torna sabato alle 17 con TV Luna dallo Stadio Olimpico con le emozioni che solo questa emittente sa regalarvi. Grazie da tutti noi, dalla regia, Trapolino, dagli amici di Caserta, della messa in onda, da Angelo Pompameo, Forza Napoli, e ci vediamo presto.